tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Allora, oggi andrò a scarabocchiare questo paio di scarpe. Ho fatto un sondaggio in Instagram la settimana scorsa nel quale chiedevo risposta 1, customizzo le scarpe, risposta 2, faccio un video a caso, non lo so, siccome sarebbe il quarto questo che pubblico. E ha vinto proprio la risposta 1. Quelle poche persone che hanno votato, però hanno votato la risposta 1. Quindi è arrivata l'ora. E niente, vi ho fatto scegliere tra un paio di scarpe Giro, un paio di scarpe City, e ha vinto le Giro. Quindi adesso le vado a pulire e con calma vedrete cosa combino. Ok, prima scarpa pulita, purtroppo certi segni come questi non vanno via, ma non importa, noi continuiamo. Parte numero 2. Importante mettere lo scotch di carta su tutta la scarpa dove non volete passare il pennello, quello che dovete passare, quindi iniziamo. Parte fatta, adesso aspettiamo che si asciuga, perché comunque sarà da continuare tutto questo pezzo, e facciamo un'altra scarpa intanto, e devo asciugarsi. Le due scarpe sono state pitturate, quindi adesso passiamo a fare qualche disegno bello dettagliato. Via! Allora, adesso abbiamo finito di verniciarle e rimane un bel pezzo su tutte e due nella parte centrale, quindi sto pensando di fare quella scritta, in sto caso con un indelebile, inizialmente con una base di indelebile a vernice, quindi rimarrà anche questa e procediamo. Thank you.
Allora, questa custom finisce qui. È la seconda che faccio in vita mia, però dai, mi posso ritenere abbastanza soddisfatto. Dopo vi farò uno zoom più completo delle scarpe, quindi aspettate a fine video di vederlo. Spero che vi sia piaciuto il video, spero che vi siano piaciuti i video che ho fatto prima. E niente, se vi è piaciuto mettete un like, condividetelo e speriamo che sono uscite bene. Questa scarpa è stata abbastanza difficile da fare, ma dai, è uscita anche bene. Niente che dire, vi aspetto nel prossimo video. Oh,